Buongiorno, sono Putignano, l'RSPP dell'SST Rodense e tra le tante misure di prevenzione e protezione che in questa particolare fase della nostra storia è richiesta, soprattutto all'interno delle strutture ospedaliere, è l'utilizzo di una mascherina. All'interno delle nostre strutture troverete infatti dei cartelli che esplicitano qual è l'utilizzo più corretto della mascherina. E parliamo di una mascherina chirurgica che fornisce in particolare una protezione collettiva, della collettività, cioè verso chi sta di fronte a noi, in particolar modo negli spazi comuni, negli spazi chiusi. Quindi, per entrare all'interno della struttura è necessario avere questo tipo di mascherina. C'è un'altra tipologia di mascherina che può essere utilizzata, che è la cosiddetta FFP2 e FFP3. Anche queste mascherine possono essere utilizzate per accedere alle nostre strutture. Tuttavia, in presenza di una mascherina facciale filtrante con il filtro, è necessario avere al di sopra anche una mascherina chirurgica, perché il filtro presente è una valvola di espirazione e quindi fa sì che non ci sia una completa protezione verso chi sta di fronte a voi. Pertanto, se avete una di queste mascherine, è necessario avere ulteriormente una mascherina chirurgica che vi sarà fornita anche all'ingresso delle nostre strutture. In particolar modo, in questo periodo, i nostri operatori sono dotati di dispositivi di protezione individuale, normalmente presenti in ambito sanitario, atti alla loro protezione. Quindi, spesso e volentieri, troverete i nostri operatori all'interno degli ambulatori e dei reparti bardati di una visiera, di un camice, di una mascherina, di occhiali di protezione e di guanti. L'utilizzo di questo presidio, anche a fronte di nuove indicazioni per quello che può essere l'utilizzo all'esterno, quindi all'aria aperta, rimarrà comunque obbligatorio all'interno delle strutture al chiuso. Pertanto sarà sempre necessario avere ancora in dotazione una mascherina per accedere alle nostre strutture